Le quattro regole del più grande miracolo del mondo, Diogo Mandino. La prima regola è: conta le tue benedizioni. Perché hai tradito te stesso? Perché hai gridato che tutti i beni dell'umanità ti erano stati sottratti? Perché hai ingannato te stesso, pensando di essere impotente a cambiare la tua vita? Sei privo di talento, sensibilità, piacere, istinti, sensazione o orgoglio? Sei senza speranza? Perché annaspi nelle ombre gigante sconfitto e attendi soltanto una spinta per entrare nell'agognato vuoto, nello squallore dell'inferno? Tu hai così tanto. La tua coppa trabocca di benedizioni e tu le hai ignorate, come un bambino viziato, sin da quando te le ho elargite con generosità e regolarità. Rispondimi, rispondi a te stesso. Esiste al mondo un ricco, vecchio e malato, debole e impotente, che non vorrebbe scambiare tutto l'oro dei suoi forzieri con le benedizioni che tu hai trattato con tanta leggerezza. Apprendi dunque il primo segreto della felicità e del successo. Tu possiedi sin da ora ogni benedizione necessaria a raggiungere grande gloria. Esse sono il tuo tesoro, gli strumenti con cui costruire, a partire da oggi, le fondamenta di una vita nuova e migliore. Quindi, io ti dico, conta le tue benedizioni e sappi che tu sei già la mia più grande creazione. Dove sono gli ostacoli che hanno causato il tuo fallimento? Esistevano soltanto nella tua mente. Dove sono gli ostacoli che hanno causato il tuo fallimento? Esistevano soltanto nella tua mente. Conta le tue benedizioni, cioè non lamentarti. Tu hai tutto quello che ti serve per creare la tua migliore vita. Dalla prima regola deriva la seconda. Afferma la tua grande rarità. Mai, tra tutti i 70 miliardi di esseri umani che hanno percorso questo pianeta sin dall'inizio dei tempi, ce n'è stato un altro che fosse esattamente come te. Mai, fino alla fine del tempo, ci sarà un altro come te. Tu non hai mostrato di comprendere, di apprezzare la tua unicità. Eppure, sei la cosa più rara del mondo. La più rara delle rarità. Un tesoro inestimabile, dotato di qualità di mente e di parola e di movimenti e di aspetto e di azioni diverse da quelle di chiunque sia mai vissuto, viva o vivrà. Perché ti sei valutato in spiccioli, mentre il tuo valore è inestimabile? Perché hai ascoltato coloro che ti sminuivano e, peggio ancora, gli hai prestato fede? Prendi consiglio. Non nascondere più la tua rarità nelle tenebre. Portala alla luce. Mostrala al mondo. Sforzati di non camminare come cammina il tuo fratello, di non parlare come parla il tuo capo, di non lavorare come lavora il mediocre. Non fare quel che ha fatto un altro. Non imitare mai. Perché come sai di non stare imitando il male? Perché colui che imita il male va sempre oltre l'esempio, mentre chi imita il bene stenta a raggiungerlo. Non imitare nessuno, sii te stesso. Mostra al mondo la tua rarità e il mondo ti inonderà d'oro. Questa dunque è la seconda legge. Proclama la tua rarità. Proclama la tua rarità. Afferma cioè la tua unicità. Riconosci di essere un'opera speciale di Dio. Riconosci di essere tu, di essere noi, ognuno di noi, con la sua unicità, con la sua potenzialità ancora inespressa, il più grande miracolo del mondo. È molto bello questo soffermarsi su trovare la propria unicità, sul non imitare nessun altro, ma cercare se stessi, cercare il proprio valore unico. Mi ricorda quanto diceva un grande scrittore francese, René Dommal, nel libro Il Monte Analogo: essere ciò che si è senza imitare nessuno. E mi ricorda anche uno degli insegnamenti della religione induista, Tattvam Asi, tu sei quello. E mi ricorda quello che è forse il primo insegnamento della tradizione razionale occidentale, conosci te stesso, attribuito a Socrate, ma in realtà che risale all'oracolo di Delfi. L'oracolo di Delfi che altro non è che la prima espressione di un sapere razionale che deriva dalla sapienza inconoscibile degli dèi.
Conoscere se stessi significa trovare la propria unicità, affermare la nostra rarità. Ma significa un lavoro per riconoscerla, questa nostra rarità, per liberarsi dalla gabbia che noi stessi ci siamo costruiti, che noi stessi abbiamo forgiato, in cui noi stessi ci siamo imprigionati. La gabbia delle nostre credenze, delle nostre abitudini, la gabbia del nostro pessimismo, la gabbia della nostra afflizione. Questa unicità, va sottolineato, ha un valore non soltanto psicologico, ma ha un valore spirituale, ha un valore metafisico, perché in questa rarità, in questa unicità, si trova la porta del significato stesso della nostra esistenza sulla Terra. Si trova l'essenza della nostra missione, il nostro senso. Ognuno di noi è qui per esprimere al massimo grado un qualcosa che nessun altro ha. E tutti insieme siamo qui per esprimere al massimo grado tutto quello che l'universo può esprimere al suo massimo grado, cioè al suo grado infinito. E sempre René Dommal scriveva: è nel visibile la porta dell'invisibile. È in ognuno di noi la porta che spalanca l'universo, la porta che spalanca il mistero di Dio.